Che cosa mi sfugge? Ehi là, mi stavi cercando? Natti, spero di non averti fatto aspettare troppo. Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Hogsmeade. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue. E di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito? Vorrei mostrarti Hogsmeade in tutto il suo splendore. Oh, aspetta, da questa parte. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cos'hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Sono usciti dalla foresta proibita. Chissà se qualcosa li ha spaventati. Mi era giunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ovvio. Probabilmente gli anche. Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci, come si evince dal nome. Perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Ah, ecco Hogsmeade, oltre il crinale, dopo quella rovina. Se potessi, passerei tutto il mio tempo a esplorare. Oh, signor Moon, un demiguise. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che non l'ho mai visto in quello stato. Repara, ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello. Non soltanto Hogsmeade. Quando vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Lo terrò a mente, Natti. Grazie mille. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I Tre Manici di Scopa è il posto perfetto per gustare una burro birra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. Repara. Thank you.
Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo. Ti va di ritentare? No, non credo. Almeno non ora. Capisco, ma non aspettare troppo a tornare. Ti aspettiamo. Lieto di vederti. Fammi sapere se posso esserti utile in qualche modo. Benissimo. Non fa mai male rifornire l'inventario. Saggia decisione. Grazie. Spero di rivederti. Addio per ora. Chi si vede? Ah, oh, i miei abiti puzzeranno delle ferite di carattere per il resto dei giorni. E ora che combini? Povera me, finirò sicuramente... Incendio! Non può essere così difficile come sembra. Durante le vacanze è tradizione della mia famiglia.
Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Una studentessa, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Stupefico! Mi sa che sei pronto. Smettila! Smettila! Rotali via! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Proteggo! Espulso! Non andrò da nessuna parte con voi. Mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Pazzo! Una delle gobiglie di Zenobia. Non capisco cosa ci sia di interessante.
quello che sai fare? Leviosa! Uscendo! Crescendo! Che culo in quel duello! Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Rebellion! Spero che il signor Brattleby abbia potuto riceverti e che le tue imprese siano state rivelate per successo. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo, per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere! Thank you.